A parte questo, il concetto è questo, perché poi nella sostanza non cambia assolutamente niente. C'è chi vende, che mette il prodotto che vende ad un prezzo naturalmente più basso, c'è chi compra, che approfitta di questo tipo di possibilità, di occasione, per comprare quello che magari non potrebbe comprare in altro periodo dell'anno, in altro momento. Nascono una serie di interrogativi se siano prezzi davvero vantaggiosi o meno, se ci sia da parte di alcuni una forma così di fare saldi per togliere di mezzo fondi di magazzino, un altro fenomeno che magari viene ventilato. Insomma, ecco, tutti questi interrogativi. Poi c'è anche un altro fenomeno, che è un fenomeno di costume, diciamo di tipo veramente sociologico, antropologico, è quello che chi abita ad esempio in una città come Grosseto, nel momento dei saldi non è che va a vedere nei negozi della sua città, prende la macchina, si sposta e va a Siena, va a Livorno, va a Roma, va a Firenze. Non è detto poi che in questi posti possa avere e fare acquisti anche più vantaggiosi, ma c'è questa forma mentis un po' particolare. Ecco, dall'assessore, dopo quelle sono state un po' il nostro po' parlé così del momento, non si aspettava, vorremmo un pochino un'immagine d'insieme di questo aspetto, di questo momento legato a quella che è la fisionomia di una cittadina di provincia come appunto Grosseto.